Benvenuti a tutti a questa edizione del nostro videogiornale. Vicenza, rientrata a casa in autonomia, la 14enne scomparsa per oltre 24 ore, si è risolto nella giornata di ieri il caso di scomparsa di un'adolescente che si è allontanata dalla sua abitazione mercoledì 3 giugno e la cui denuncia di sparizione era stata presentata dai genitori. Solo le forze dell'ordine erano state informate della fuga volontaria, la terza in 6 mesi, della teenager. Trattandosi di una minore, è rientrata la sera del giorno successivo. Costa di Sara, frode fiscale nel settore metalli, le fiamme gialle congelano quasi 350.000 euro. Sono in tutto 3 dirigenti d'azienda vicentini indagati per reati di natura fiscale legati alla Ex Metal SRL, ditta specializzata nella microfusione di metalli preziosi in liquidazione dal 2019. Si tratta dei 2 rappresentanti pro tempore che si sono succeduti dal 2013 al 2017 e di un 67enne di Pressanvido che metteva fatture false, ora residente a Cuba. Arzignano incontra i carabinieri al bar e si innervosisce, in tasca aveva 1.300 euro e 10 grammi di cocaina. Ieri mattina i carabinieri impegnati in controlli negli esercizi pubblici si sono imbattuti in un avventore di un bar del centro, che alla loro vista è andato in evidente agitazione. Il motivo di tanto nervosismo che lo ha reso un po' insospetto è stato spiegato da 7 dosi di cocaina pronta a smerciare da 1.300 euro in tasca. In manette è finito un 44enne di Montorso. Veneto, 1 milione di immunizzati al Covid, in Veneto quasi 3 milioni le dosi inoculate. Grazie a un ritmo di quasi 50.000 dosi nei giorni feriali fra maggio e i primi di giugno, il traguardo simbolico è stato raggiunto stamattina. 1 milione di cittadini veneti si sono immunizzati al coronavirus dal 27 dicembre 2020 al 5 giugno 2021, a 5 mesi e spiccioli dal via ufficiale della campagna di vaccinazione anti-Covid. Un quinto sono i vicentini. Tiene ULS 7, tiene in subbuglio per l'idea di Bramezza di spostare gli uffici a Marostica. In una intervista al giornale di Vicenza, il direttore generale dell'ULS 7 ha infatti dichiarato di voler spostare gli uffici amministrativi attivi ora a San Bassiano, fra i quali anche la direzione generale, si suppone, presso l'ex ospedale marosticense, al fine di liberare 2 piani per destinarli all'operatività ospedaliera. In questo senso a Marostica dovrebbero finire anche tutti gli uffici dell'ULS 7 presenti ora al centro sanitario polifunzionale di via Boldrini. Nazionale, cronaca, cadavere di un uomo dentro una valigia a Roma. La compagna si sarebbe sbarazzata del corpo dopo la morte. Macabra scoperta a Roma nella zona di Santa Maria del Soccorso. Dentro una valigia è stato rinvenuto il cadavere di un uomo. Ancora cronaca, presunto stupro di gruppo, chiesto il rinvio a giudizio per il figlio di Beppe Grillo e 3 suoi amici. Dopo il video sfogo di Beppe Grillo e le tante polemiche che ne sono susseguite, è arrivata la decisione dei giudici sul figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle. Infatti la procura del Tempio Pausiana in Sardegna ha chiesto il rinvio a giudizio di Ciro Grillo e dei suoi 3 amici. Cronaca, coronavirus, 2.557 nuovi positivi, 73 decessi, l'Italia si prepara a riaprire. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2.557 nuovi casi di coronavirus. Chiudiamo con lo sport, verso gli europei di calcio, l'Italia di Mancini cala un poker contro la Repubblica Ceca. Per l'Ital Mancini è più che positivo anche l'ultimo test match prima dell'esordio agli europei, esordio previsto per l'11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma contro la Turchia. Allo stadio dall'Ara di Bologna, in amichevole, gli azzurri battono per 4-0 la Repubblica Ceca, 8° successo di fila dopo la precedente serie di 11 vittorie consecutive. Con questo per oggi è tutto, l'Eco Vicentino vi dà appuntamento alla prossima edizione.